bisogna fare l'interesse individuale, quello di chi pretende di avere i mezzi di produzione e di imporre con la sua proprietà privata la vita, la salute, il lavoro di tutti i lavoratori, o dobbiamo pensare l'inverso, cioè a dire che le risorse della terra e il lavoro dell'uomo prevalgono su tutto. E oggi impunemente si lascia un istituto e un'impresa, si licenziano gli operai, si delocalizza, si va fuori, si pagano le tasse in Inghilterra, si mette la sede in Olanda oppure a Detroit, e questo poi si vanta anche di essere proprietario di questi beni. Ma di che stiamo parlando? Ma che cos'è questa norma? Ma come possiamo pensare che esiste un diritto di proprietà che resta intatto con l'abbandono del bene? Ma se abbandono il bene significa che non lo voglio. Non è che poi posso pretendere che quel bene da area industriale venga trasformato in area residenziale, in modo che ci costruisca un albergo che continua a farci soldi in un albergo. Questo è un errore di fondo che mai... in realtà ha prodotto uno spostamento della sovranità dagli stati ai mercati, i quali giocano sulla pelle nostra, e sono i mercati che decidono che cosa si deve fare. E guardate che i mercati hanno conquistato tutte le istituzioni finanziarie. La Banca d'Italia è stata privatizzata grazie alla legge Amato, è privata, le comandano soprattutto Unicredit e Banca Intesa, che sono due banche private. Le banche sono private, dovrebbero difendere la valuta degli italiani? Ma che siamo diventati sciocchi tutti? E poi che cosa succede? Che la BCE è formata da 15 banche private, la BCE, 15 banche private, e la BCE insieme al Fondo Monetario Internazionale, 12 banche private con in testa la Rothschild e la Goldman Sachs, impongono a noi, alla Grecia, cosa dobbiamo fare? Ma io inorridisco di fronte a queste cose. Questa non è una crisi congiunturale, questa è una guerra che è stata dichiarata contro i poveri da ricchi che non hanno nessun merito se non quello di inventarsi delle azioni che producono solo danno, che producono solo danno. Vi ho citato i derivati, vi ho citato la cartolarizzazione del credito, la creazione del denaro dal nulla. Insomma, tanto per darvi un esempio di quello che è. Questa è la situazione in cui si trova l'Italia, e questo provoca che cosa? Mancanza di credito, provoca licenziamenti, disoccupazione, delocalizzazione, miseria, recessione, deflazione, che è una cosa terribile. Keynes, noi dobbiamo pagare 50 miliardi all'anno dall'anno prossimo per 20 anni, mettere da parte, accantonare Fiscal Compact, anziché investire questi soldi in una grande opera di risanamento del dissesto idrogeologico in Italia e dare lavoro a centinaia, migliaia di persone. Perché questa è la verità. Se si va avanti sulla via egoistica e esclusivista del neoliberismo, andiamo a finire tutti sottoterra, finiamo tutti male. Voglio solo dire che proprietà privata non è l'unica forma di appartenenza. Accanto alla proprietà privata esiste la proprietà collettiva, la proprietà del popolo, che, come è stato già sottolineato, precede storicamente la proprietà privata. Il popolo sovrano ha la proprietà del territorio, e a proposito del territorio esiste questo, a proposito dell'appartenenza, del concetto di appartenenza, esistono beni che appartengono direttamente al popolo, tra cui il territorio e il paesaggio, lo ha spiegato anche la Corte Costituzionale delle Nazioni Unite. Quindi non vi si dica che il tizio ha violato il paesaggio ma era proprietario, cioè niente, vale molto di più, perché c'è il titolo della sovranità, il diritto al paesaggio e al territorio che abbiamo ciascuno di noi e tutti noi messi insieme, che non il diritto di proprietà. L'articolo 41 della Costituzione della Repubblica Democratica Italiana dice: l'iniziativa economica privata è libera, ma non può essere in contrasto con l'utilità sociale, né regare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Quindi quando l'impresa chiude, licenza gli operai, se ne va, eccetera, non persegue l'utilità sociale. Ma c'è di più. Cosa dice il secondo comma dell'articolo 42? La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Il che significa che se non, se non,
se non persegue lo scopo di assicurare la funzione sociale, cioè se questa impresa chiude la licenza di operaio e se ne va, non adempie, non ha adempiuto alla sua alla funzione sociale che doveva, a cui doveva adempiere, e quindi non ha più la sua tutela giuridica, ha perso la tutela giuridica, perché la legge riconosce e garantisce la proprietà privata allo scopo di assicurare la funzione sociale. Se tu non assicuri la funzione sociale, no, la legge non garantisce e non tutela la proprietà privata, quindi non hai neppure diritto all'indennizzo, perché l'indennizzo riguarda chi esercita il diritto, non chi lo abbandona. Come io abbandono una cicca di sigaretta, posso dire che quella mi appartiene e la voglio cambiare in tabacco, non so che cosa la voglio cambiare, così se tu hai abbandonato questa fabbrica creando danni enormi sociali, personali, alla salute, alla libertà, alla vita dei uomini, se tu hai fatto questo drammatico atto, che non lo qualifico ulteriormente, ma capite bene come dovrei qualificarlo, ecco, tu non puoi pretendere di avere la tutela giuridica e magari pretendere che l'area industriale sia mutata in area edificabile per guadagnarci ulteriormente. E non è dovuto neppure un risarcimento dei danni, perché voglio citare a questo proposito un pensiero di Calamandrei, a riguardo dell'articolo 42. Calamandrei disse: le forze di destra, avendo evitato una rivoluzione immediata, non si opposero a che le forze di sinistra ottenessero una rivoluzione promessa. Si riferiva proprio all'attuazione dell'articolo 42. Sono passati quasi 70 anni. Io dico, abbiamo questa rivoluzione.